compresi, perché se uno è centrato su se stesso, cerca di vedere i cambiamenti solo in funzione di quello che ne può ricavare e che ne può ricavare di positivo. Mentre invece quando pensiamo al riconoscimento dei cambiamenti, è importante che li riconosciamo nella loro complessità. E terzo punto, è importante che li riconosciamo insieme. Non importa che li riconosciamo nella, diciamo, il dispiacere, ecco, che io ho spesso nei confronti delle scuole, delle università, di tutte le istituzioni formative della nostra società, è che si aiuta troppo poco la gente. La gente vuol dire la gente qualsiasi, quella che incontriamo così, a cercare di capire. Voi vedete quanto i mezzi di comunicazione di massa semplificano orribilmente tutto quello che accade. Quello che conta è di trovare il colpevole, chi ha ragione e chi ha torto, no? Chi sta dalla parte del giusto e chi sta dalla parte dello sbaglio. Ci sono i leader politici che insistono in quella direzione lì, a creare nemici. Ecco, allora noi abbiamo un'estrema necessità per vivere insieme, di riconoscere i cambiamenti insieme e quindi di riconoscerli in modo tale che non siano così ridotti e così semplificati, ma che siano visti nella loro complessità da parte di cerchie di cittadini insieme. Allora, e vado. Le persone anziane possono contribuire al riconoscimento dei cambiamenti, prima di tutto. Perché? Perché le persone anziane, è vero che teoricamente, secondo, diciamo, le definizioni che diamo, non fanno più parte della popolazione attiva, ma sono attivi. Ce n'è perlomeno che sono anche interessati a essere attivi. Non solo sono attivi nel senso che si muovono, che leggono, che capiscono, che ragionano, che... ma sono anche interessati a essere, a dare dei contributi attivi, a fare in modo che le cose vadano in un modo più positivo di quello. E allora ci sono alcune, ecco, le esperienze e le competenze. Questo non vuol dire che le persone anziane siano più competenti o che abbiano più esperienza, appunto. Se hanno più esperienza è perché sanno di più quanto si sbaglia, quanto non c'è mai una cosa giusta e giusta del tutto. Sanno di più quanto siano complicate muoversi, ci sono i vincoli da una parte, ci sono delle opportunità dall'altra, ma non c'è una strada dritta entro cui muoversi. Hanno sperimentato le difficoltà e hanno le competenze per cercare di sopravvivere in qualche modo alle difficoltà, anche riconoscendo gli errori. Perché ognuno nella nostra vita può dire lì ho sbagliato, ma da quello che ho sbagliato ho capito che, e quindi a chi mi sta intorno, al contesto che incontro, posso dire guardate che quella volta quando a me è successo questo ho capito di aver sbagliato. E adesso insieme cosa stiamo facendo? Stiamo ripercorrendo quella strada o ne ripercorrendo? E queste, le esperienze e le competenze che possono essere messe a disposizione dalle persone anziane non sono un bagaglio, un qualcosa di fisso che c'è lì, che tiriamo fuori dal cassetto e dire guarda, no, è qualcosa che abbiamo vissuto e grazie proprio a quello che abbiamo vissuto, che ci ha fatto anche patire e che ci ha fatto anche gioire qualche volta, che cosa possiamo offrire come possibilità agli altri di fare esperienze ulteriori. E poi alcune scelte di valore. Secondo me oggi è più importante che mai richiamare l'importanza. Guarda, la differenza, forse l'ho già detto altre volte con qualcuno qui, tra ideali e valori.
oggi non possiamo più avere ideali. Cioè è come se gli ideali che abbiamo sono troppo alti rispetto ai macelli. Guardate, vi dico questo perché è un dato di esperienza. In questo periodo, dai primi di settembre adesso, per appunto ragioni di lavoro ho dovuto fare diversi viaggi in queste Frecce Rosse, no? Qui si è tutti vicini, ti capita un posto, hai la gente vicino, ascolti. Insomma, poi le persone che incontri in quelle situazioni lì in genere sono tutti manager o qualcosa del genere, tutti, sapete, ben vestiti, uomini e donne, è tutto un giro di popolazione di un certo tipo. I discorsi che fanno, guarda, è un periodaccio, peggio di così non potrebbe andare, io non capisco più niente, adesso è arrivato questo, più cretino di lui chi potevano mettere in quel posto. I discorsi che sento sono questi, ma guardate, è veramente una cosa incredibile, incredibile, quante persone che hanno posizioni lavorative, aziendali, gente che lavora negli ospedali, medici. L'altro giorno mi è capitato uno che, insomma, sicuramente io non so come si chiamasse, ma era una persona altolocata, non ha fatto altro che stare al telefono e parlare con il vicino di tutto quello che andava male secondo lui. Allora vuol dire, io vi dico, no, sono indizi piccolissimi se volete, però fanno parte dell'esperienza, la gente in questo periodo non sa più come muoversi in una situazione complessiva molto molto complicata. Allora rispetto a quello non possiamo avere solo degli ideali, ideali di pace, ideali di uguaglianza, ideali di un ambiente diverso, tutto quello che fanno i ragazzi oggi va benissimo, è giusto che sia così, però noi nei micro contesti, cioè nelle interazioni quotidiane che abbiamo con gli altri, abbiamo la necessità, l'esperienza. A me viene da dire una parola, il dovere ma anche l'interesse di ribadire il valore di certi comportamenti, il valore di certe scelte, il valore di certi atteggiamenti. In particolare le scelte cruciali